Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Exotic Farm Canale. In questo nuovo video andremo a vedere alcuni semplici metodi per gestire al meglio le nostre vasche nel periodo estivo. Il primo punto che voglio trattare in questo video sarà quello delle temperature. Voi sapete bene che in estate le temperature nella maggior parte delle case diventano veramente molto alte e quindi per alcuni pesci anche proibitive. Molto spesso la temperatura dell'acqua nelle nostre vasche nel periodo estivo e nel punto più caldo della giornata oscilla tra i 28 e i 32 gradi. Per questo motivo molto spesso dobbiamo ricorrere a metodi fai da te oppure commerciali per andare a raffreddare la temperatura della nostra acqua. Vediamo oggi come fare. Partendo dal presupposto che non tutti i pesci soffrono queste alte temperature. Per esempio i classici poicilidi, quindi guppi, portaspada, handler, molly, eccetera, possono tranquillamente stare, ovviamente per periodi non troppo lunghi, fino a 30 gradi. Quindi in caso in cui la temperatura supera, poi ci dovremo cominciare a preoccupare. Se non la supera, allora possiamo lasciarli tranquillamente nel periodo estivo. Ci sono altri pesci come per esempio i Tanictis albonubes, pesci che io allevo, che già sopra i 26 gradi cominciano a soffrire veramente le alte temperature. Questo perché sono pesci che prediligono la temperatura di 18-19 gradi, quindi comunque sono pesci di acqua fredda. Per questo motivo nel caso di Tanictis dovremo ricorrere comunque a dei refrigeratori che siano fai da te o commerciali, oppure ventole che raffreddino un po' la superficie dell'acqua. Comunque troveremo dei modi. E poi ci sono altri pesci come per esempio i Discus, che a 30, 31, anche 32 gradi ci stanno benissimo tranquillamente. Quindi prima di ricorrere a metodi per raffreddare la temperatura dell'acqua dovremo capire se siano utili o meno. Passando poi ai vari metodi per raffreddare l'acqua dei nostri acquari, il primo fra tutti e anche il più semplice è quello delle ventole. Abbiamo il metodo fai da te, quindi con ventole da PC montate direttamente sulla superficie dell'acquario. Peraltro su internet si trovano vari progettini molto interessanti fatti appunto con ventole da PC. Oppure abbiamo in commercio alcune tipologie di ventole un po' più potenti magari, che si agganciano alla superficie dell'acquario. Comunque alla fine è la stessa cosa del fai da te, solamente che sono già preassemblate e sono un attimino più semplici da montare perché si adattano alla vasca. Una cosa simile è quella di un classico ventilatore, di quelli lì non troppo grossi, per esempio quelli da tavoli, piazzato direttamente sulla superficie dell'acqua. Un altro metodo sicuramente ottimo è quello di raffreddare l'intera stanza con un classico condizionatore. Quindi se avete un condizionatore nella stanza e avete bisogno, non solo per motivi di acquario, ma proprio per la vivibilità della stanza, e lo terrete sempre acceso, allora non avrete bisogno di altro e questo sarà veramente ottimo. Un altro metodo sarà quello del refrigeratore. È sicuramente il più efficiente, il più funzionale, ma anche il più costoso. Vi ricordo che sul canale è uscito il video il refrigeratore fai da te quasi a costo zero e ve lo lascio qua sopra nelle schede, così per chi non l'avesse visto lo troverà più facilmente. Un refrigeratore commerciale è sicuramente più funzionale e più efficiente, ma i prezzi generalmente oscillano dai 400 in su, poi ovviamente dipende dalla grandezza della acquario, quindi parliamo di oggetti veramente veramente costosi. I metodi assolutamente sbagliati per raffreddare un acquario invece sono quelli di mettere per esempio del ghiaccio all'interno dell'acquario. Questo perché genererà delle correnti fredde e quindi andrà a creare degli sbalzi di temperatura molto importanti e che potrebbero fare ammalare poi i nostri pesci, e soprattutto sarebbe una cosa non funzionale perché noi dovremmo costantemente aggiungere cubetti di ghiaccio all'interno della vasca. Questo andrebbe comunque a cambiare i valori dell'acqua, a meno che non usiamo acqua dell'acquario, e sarebbe una cosa comunque dispendiosa di tempo, e soprattutto considerate che noi dovremmo stare lì ogni mezz'ora ad aggiungere ghiaccio, e questo comunque non sarebbe assolutamente fattibile, specialmente se poi andiamo in vacanza. Invece un trucchetto molto interessante per raffreddare l'acquario è quello di invertire il periodo di luce, ovvero se noi per esempio accendiamo la luce per esempio dalle 10 alle 5 del pomeriggio, noi andremo a riscaldare la vasca ulteriormente perché noi sappiamo che quel periodo lì è il periodo della giornata in cui fa più caldo, e quindi se noi ci aggiungiamo il calore delle lampade andremo a riscaldare ancora di più la temperatura della vasca. Quindi una cosa interessante da fare è invertire il periodo di luce, ovvero accendiamo le luci la notte nel periodo più freddo, per esempio da mezzanotte alle 8 di mattina,
e poi in tutto il resto della giornata rimarranno spente. Un altro metodo interessante è quello di tenere la vasca aperta, ovviamente dipende che pesci abbiamo, se abbiamo dei pesci che saltano dovremo mettere una rete, o se abbiamo pesci come gli anabandi che hanno bisogno di una certa temperatura dell'aria uguale a quella dell'acqua, allora in quel caso non conviene farlo. Dicevo di aprire perché aprendo non si va a formare quella sorta di effetto serra che va a riscaldare la temperatura dell'acqua. Questo è un altro trucchetto che ci può garantire quell'1-2 gradi in meno della temperatura. Bene, parlando della temperatura abbiamo finito. Ora passiamo a un'altra cosa importante, ovvero l'alimentazione. In estate i pesci sono più attivi perché le temperature sono più alte. Questo però non vuol dire che noi dovremmo alimentarli di più, anzi, io consiglio di alimentarli di meno. Faccio l'esempio dei poecilidi: un paio di volte a settimana l'alimentazione andrà benissimo. E soprattutto alimentiamoli poco, questo perché col caldo l'inquinamento delle vasche sarà ancora più veloce. Parlando invece del momento in cui andiamo in vacanza, se ci andiamo ovviamente, molti si chiedono come facciamo ad alimentare i pesci mentre non ci siamo. Bene, abbiamo vari metodi. Innanzitutto dobbiamo capire per quanto tempo mancheremo da casa. Se il periodo di assenza non sarà maggiore ad una settimana, potremo tranquillamente non dare da mangiare ai pesci in questa settimana di assenza. Se il periodo sarà superiore, abbiamo tre metodi in pratica. Il primo, molto semplice, ovvero quello di chiedere a un parente, un vicino o qualcuno di cui comunque ci fidiamo, di venire a casa nostra ed alimentare i nostri pesci nei giorni prestabiliti. Vi ricordo, un giorno sì e due no va benissimo. In questo caso però vi consiglio, a meno che la persona che incaricherete di alimentare i vostri pesci non abbia abbastanza esperienza, vi consiglio di lasciare dei campioncini di cibo che lui direttamente andrà a somministrare ai pesci. Questo perché molto spesso chi non ha esperienza con gli acquari sovralimenta i nostri pesci, con rischi poi molto alti, sappiamo l'inquinamento della vasca, la moria dei pesci, eccetera, eccetera. Un altro metodo è quello delle mangiatoie automatiche, come state vedendo in questa clip, io ne possiedo vari, ma onestamente non le utilizzo da anni. Le mangiatoie automatiche non sono altro che delle mangiatoie tarabili, poi ovviamente dipende dal modello, ma generalmente possono essere tarate da un minimo di una a un massimo di 6 volte al giorno per alimentare i nostri pesci. In pratica non è altro che un piccolo robottino, chiamiamolo così, che viene programmato e poi nel periodo in cui abbiamo deciso gira e fa cadere un po' di mangime. Questo è un altro metodo, ma io onestamente lo sconsiglio perché molto spesso cade troppo cibo, oppure per esempio l'umidità fa condensare tutto il cibo all'interno della mangiatoia e quindi poi non esce più, con il rischio di non alimentare i nostri pesci, oppure come ho detto ne cade troppo e quindi li sovralimenta e di conseguenza poi va a inquinare tutta la vasca con i problemi che poi susseguono, come sapete bene. Terzo e ultimo metodo è quello delle pasticchette cosiddette weekend. Non sono altro che delle pasticchette che troviamo in commercio di cibo che voi lasciate in vasca e poi i pesci andranno a mangiucchiarle e gli dureranno, poi ovviamente dipende quanti pesci avete, dai 2 ai 4 giorni. E questo a mio avviso è il metodo migliore. Se voi partite per una o due settimane, lasciate qualcuna di queste pasticchette in vasca e poi i pesci tranquillamente le andranno a mangiare per questo periodo e poi per i restanti giorni rimarranno a digiuno, che male non fa. Poco cibo o comunque niente cibo per circa una settimana gli può solo fare bene. Questo perché gli pulisce lo stomaco. Ovviamente parlando in linea generale, poi ci sono pesci di varie specie che magari hanno bisogno di mangiare quasi quotidianamente. Vi ricordo anche che se abbiamo un acquario ben allestito e ben maturo, comunque una minima parte dell'alimentazione la troveranno loro stessi all'interno della vasca. Questo perché si va a formare una microfauna che loro potranno mangiare. Un altro punto importante dell'estate, ma soprattutto di quando si va in vacanza, sono i cambi d'acqua. Molto spesso ci si chiede: io mancherò 3 settimane, come faccio con il cambio d'acqua? E io vi posso dire che se ovviamente non avete una vasca esageratamente sovrappopolata, basterà fare un buon cambio d'acqua poco prima di partire e poi al nostro ritorno ne faremo uno altrettanto importante. Generalmente il 50% non di più può bastare. Vi ricordo anche di avere filtri sovradimensionati, una buona piantumazione e questo sicuramente aiuterà a sostenere il tutto. Per quanto riguarda l'illuminazione, come vi ho detto già in un altro video che vi lascio qui su nelle schede, esistono dei timer oppure delle centraline. Dipende cosa avete ovviamente, se avrete dei neon userete dei timer, se avete dei led userete delle centraline. Queste centraline oppure timer andranno programmate e poi loro stesse automaticamente andranno a spegnere e accendere le luci. Ma io questo metodo ve lo consiglio per tutto l'anno. Come vi ho parlato in quel video, io ho l'impianto di albetramonto che va a simulare l'alba e poi il tramonto in tutta la giornata. E questo lo faccio tutto l'anno, anche per una questione di comodità. Chi ha tante vasche non può mettersi tutte le mattine, tutte le sere poi ad accendere e spegnere tutte le luci di magari 10 o più vasche. Quindi per comodità un classico timer che le accende e le spegne tutte e va alla grande.
Un'altra chicca importante che vi volevo segnalare: esistono in commercio alcune telecamere, ma questo non vale solo per l'acquariofilia, ma in generale delle telecamere che sono collegabili poi al wifi di casa e poi tramite il nostro smartphone si potranno collegare e quindi noi magari anche se dall'altra parte del mondo ci collegheremo alla telecamera che magari sarà posta davanti al nostro acquario e quindi noi andremo a vedere tutte le volte che vorremo com'è la situazione della nostra vasca. In caso di problemi magari potremmo chiamare un vicino, un parente o chi che sia che potrebbe andare a controllare la situazione e questa mi sembra una cosa molto interessante. Bene ragazzi, io con questo video ho concluso. Se avete altri trucchetti utili per gestire le nostre vasche nel periodo estivo, vi invito a scriverle qua sotto nei commenti, così da poter aiutare chiunque altro poi li leggerà. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti.